Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamersert. Io sono Kira e oggi, come potete vedere, siamo con il nostro appuntamento consueto settimanale con la fanfiction di Sebi, ossia Apex Legends Titanfall. Prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione abbiamo i link di Telegram, Twitch e Discord se vi facesse piacere parteciparvi. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti che le nostre leggende erano andate incontro a uno scontro, che è un po' un giro di parole, contro Blisk e Ash, dove Ash aveva affermato il suo odio nei confronti di Horizon senza che noi effettivamente avessimo capito per quale motivo, visto che, nel senso, se effettivamente Ash era l'assistente di Horizon, il vero odio dovrebbe essere da parte di Horizon nei suoi confronti e non viceversa. In più c'era stata questa storia d'amore tra Mirage e Vrete, un po' frettolosa, però vabbè, dai, ci può stare. Vi volevo informare che però l'autore, quindi Sebi, ha annunciato che teoricamente lui vorrebbe ricominciare da capo questa stagione, nel senso questa serie, ossia rifare da capo il terzo capitolo. Adesso io direi che continuiamo a leggere comunque questa parte qua, nel caso dovesse rifarlo piuttosto andremo a vedere le varie differenze. Progetto Wraith. Dopo le spedizioni, le nostre leggende si presero una pausa di un giorno per riprendersi anche dall'ultima sparatoia avuta con Blisk, che infatti aveva, come vi ho detto, c'era stato questo scontro e aveva ferito Horizon in più. Crypto e Mila scaricarono tutto sui computer del bunker per analizzare i file e tutto il resto. Per prima cosa, analizzarono i file presi dai laboratori Sing. Erano dei rapporti sul progetto V-Raid, con dei filmati e documentazione a riguardo. Robin, disse Mila, chiama Wraith se vuole vedere quello che abbiamo trovato. Sì, rispose Robin. Robin chiamò Wraith, che andò con Mirage alla sala comando per visionare questi filmati. Partì il primo, dove si vedeva un uomo in una piccola stanza con delle pareti bianche che spingeva il progetto. Dottor scientifico Singh, secondo rapporto. Dai primi esperimenti che abbiamo effettuato sul soggetto 1, che ricordo essere una volontaria, sembrerebbe rispondere bene al primo test effettuato a differenza del soggetto 2, 3 e 4, che ricordo essere due dei tre prigionieri della milizia. Il dottor Singh chiude. Quindi, appunto, sembrerebbe che il primo soggetto debba essere Wraith, perché se vi ricordo lei era anche lei una dottoressa volontaria. Continua, voglio sapere di più, gli disse Wraith. Partì un secondo filmato, simile al primo, con la stessa persona, ma questa volta in una sala esperimenti, dove si vedeva un lettino collegato a un uomo dove gli venivano fatte alcune iniezioni. Dottor scientifico Singh, terzo rapporto. Il soggetto 5 non sembra dare segni di squilibrio psicologici, ma dichiara di sentire delle voci come il soggetto 1, 2, 3 e 4. Lo tengo sotto osservazione per vedere se il suo stato psicologico peggiora. Dottor Singh chiude. Ma che cazzo è questa roba? Disse Robin. Aprì un altro filmato dove si inquadrava Wraith in una stanza finestrata dove testata la tecnologia fasica. Dottor scientifico Singh, quarto rapporto. È passato diverso tempo dal terzo rapporto e i soggetti 3 e 5 si sono suicidati per follia, porca troia, in quanto le voci nella loro testa li hanno fatto impazzire. Il soggetto 1, ovvero la dottoressa, pilota scientifica Renée Blaisey, non ricorda nulla del suo passato, né di chi era. Questo ci ha permesso di testare al meglio la tecnologia fasica su di lei, a differenza dei soggetti 3 e 5. I soggetti 2 e 4 sono in isolamento, ma stanno impazzendo. Sto valutando l'opzione di ucciderli perché il loro stato psicologico è completamente devastato. Dottor Singh chiude. Wraith era sconvolta, come tutte del resto. C'erano ancora diversi rapporti, presero l'ultimo per scoprire come fosse finito il tutto. Lo aprirono e si vedeva sempre il dottor Singh in una stanza vuota. Dottor scientifico Singh, 83esimo rapporto, sti cazzi. I soggetti 456 e 457 non hanno fatto ritorno all'oblio. Il soggetto 1 stranamente è rimasto in vita, ma il suo stato psicologico non è stabile. La miseria, quante persone hanno fatto questo test? Da quello che posso contestare, il progetto Wraith è un fallimento. I soggetti accusano schizofrenia, instabilità mentale, voci nella testa, istinti suicidi e scomparse anomale. Nessun soggetto sopravvive a tali esperimenti.
Il progetto Wraith può ritenersi chiuso, distruggerò la struttura come da protocollo, il dottor Singh chiude. Aprirono altri file e si scoprì che Wraith era una pilota di Titan, appartenente alla divisione Ares, la stessa che costruì l'arma da piegamento su Typhon e Wraith. Su Typhon, e Wraith aveva partecipato alla costruzione di essa. Si scoprì anche che volevano costruire un esercito di simulacri, usando la tecnologia fasica, ma a quanto pare non era per nulla possibile e chiuso il progetto. Wraith scappò in camera, in lacrime, era sconvolta, distrutta, spaventata. Tutto ciò lei non solo ricordava e decise di isolarsi dal gruppo per riflettere. Analizzarono anche i file della sala della mappa, dove scoprirono la stazione che comunicava con la stazione spaziale. Non sapevano il nome, in quanto era stato oscurato. Si era spostato su Olympus, ma era stato oscurato anche quello. Bene, che rapporti di merda, disse Robin. Ci rimane a scoprire dove è stata spostata la stazione di comunicazione. Forse al canone orbitale, dato che prima della missione volevano spostare tutto su un punto più sicuro? Chiese Horizon. Allora andremo a far visita a quel cannone, preparatevi. Horizon andò a prepararsi e Robin avvisò Pathfinder, Gibraltar e Bloodhound, fecero il briefing e si armarono come al solito di R301, R99 e R45. Mi piace questo come al solito. Salirono sulla trasporta Titan e si diressero verso il cannone orbitale. Trovarono forte resistenza, per questo fecero una missione molto furtiva. Bloodhound scannerizzò l'area e cercò e c'erano parecchie guardie all'interno delle stanze. Horizon usò uno dei suoi sensori gravitazionali per proiettare la squadra in cima, che si diresse alle porte del cannone. Horizon e Bloodhound uccisero furtivamente i soldati di guardia e si fecero strada fino alla zona dove giaceva il controllo principale del cannone. Aprirono la porta e fecero fuoco, uccidendo tutti tranne i civili, che furono obbligati da Robin a dirgli tutto quanto. «Sappiamo con certezza che voi qui comunicate con la stazione spaziale. Parla cazzo!» disse Robin. Sì, comunichiamo con la stazione FOSS, Physic Orbital Space. Beh, e a cosa fate in quella stazione? Non lo so, io faccio solo rientro e uscita di materiali e apparecchiature scientifiche. Come si può accedere ad essa? Chiese Robin. Con un trasporto autorizzato e una nave AMC. Bene, daccelo. Ma non posso! Robin gli sparò una gamba. Daccelo, ho detto. Sì, ok, ma non uccidermi! Si fecero fare il permesso e uscirono da lì dirigendosi all'eliporto e prendendo una nave MC, ma incontrarono resistenza che li metteva in grande difficoltà, ma BT usò il nucleo astuzia e fece fuori decine di soldati. Gibraltar usò la sua ultimate facendo anche lì decine di vittime, ma ne arrivarono altri. Così Robin, navicella, trovò un triple take e iniziò a farli fuori uno a uno mentre i ragazzi rientravano nella navetta di Horizon. Mentre i ragazzi rientravano nella navetta, Horizon si mise ai comandi e Robin salì su BT che si diresse al trasporto Titan per tornare al bunker. Riuscirono a scappare con in mano ciò che gli serviva. Adesso hanno un modo per raggiungere quella stazione spaziale e vedere cosa si c'era dietro ad essa. Ok, quindi questo qua riguarda appunto quella che sembrerebbe l'ideazione del progetto Wraith e quindi cosa è successo effettivamente a Wraith. Si vede che hanno trovato quindi questi progetti dove questo dottor Singh parla di questi esperimenti dove appunto Wraith, che era la dottoressa René, era l'unica, penso, volontaria di tutta questa situazione, mentre gli altri erano essenzialmente prigionieri della milizia. Solo che mentre alcuni addirittura si sono suicidati per le voci che avevano nella loro testa, altri iniziavano ad avere follia, fino ad arrivare al punto di avere i soggetti 456-457, significa 457 soggetti, ossia persone a cui sono stati fatti questi esperimenti, roba da pazzi, Wraith sembrerebbe l'unica, diciamo, a riuscire a sopravvivere a questa cosa qua, ma il dottor Singh afferma la sua instabilità mentale. Ci sta, mi è piaciuta molto questa storia, penso l'abbia ripresa un minimo, perché non penso tutto, da appunto alla storia originale di Apex, però mi è piaciuta molto anche come è stata scritta, quindi ci sta. Wraith ovviamente triste, disperata, non capisce cosa è successo, anche perché non deve essere facile comunque leggere di una vita proprio passata e non ricordarsi niente, ovviamente scoppia in lacrime e si va a nascondere. E poi c'è questo scontro che è molto molto frettoloso, però ci sarà, non è che possono esserci sempre gli scontri giganteschi, giustamente questa volta è stata data maggiore importanza a quello che è appunto il progetto Wraith, che mi è piaciuto anche parecchio.
Ne approfitto per spiegarvi una cosa che mi ha detto il creatore di questa fanfiction, ossia, come vi potrete ricordare, io nelle volte precedenti dicevo che sì, però adesso Robin è un po' troppo al centro dell'attenzione, viene data poca importanza alle altre leggende, soprattutto alcune tipo Pathfinder o Bloodhound, che a parte vado che adesso le ho viste nominate, che invece non parlano quasi mai, non sono mai presenti. E giustamente Sebi mi ha risposto a questa cosa dicendo che voleva farmi alcune delle citazioni così da poterlo spiegare più facilmente. Le leggende sono troppe e pure i personaggi da gestire, quindi diciamo che quelli che potrebbero essere più di impatto nella storia vengono menzionati o meno. Quindi giustamente ci può stare che magari una come Bloodhound o come Pathfinder, che in certe situazioni non sono molto presenti, non c'entrano molto, non vengano considerate. Ovviamente non è facile gestire quasi 15 personaggi e cerco di suddividerli il più possibile e cerco di dargli le parti un po' più dedicate. Ammetto che mi sono distaccato da quella che era Apex, ma lo è sin dall'inizio, credo proprio manchi quella cosa di voler scoprire e di capire. Inoltre la cosa di Robin consistava nel fatto che appunto lui ha detto che la sua idea era quella di narrare la storia dal punto di vista di un personaggio esterno, che era appunto Robin. Quindi per questo motivo c'è Robin molto più presente, che magari descrive molto più le situazioni, che magari racconta le varie cose, perché è appunto il personaggio che narrativo di tutta questa situazione. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di continuare a leggere comunque la fanfiction di Sebi. Ha detto che ci sarà anche un quarto capitolo, sono molto contenta, tanto in realtà abbiamo ancora 4 episodi da leggere di questo capitolo, quindi qualche parte ce l'abbiamo ancora. E ho visto anche dei nomi molto interessanti come il creatore di Pathfinder, ma lo vedremo nelle volte successive. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!